però si possono vedere alcune tendenze politiche per le quali noi chiaramente esprimiamo una soddisfazione nel vedere il Partito Democratico consolidarsi come la prima forza politica del paese, al nord e a sud, persino a Palermo noi siamo il primo partito in termini di voto di lista. È quella che potrebbe essere una soddisfazione per il crollo della Lega di Salvini, soprattutto alla luce dei comportamenti che hanno caratterizzato il leader leghista nel corso di questi mesi, anche l'irresponsabilità che ha dimostrato nell'azione di governo. In realtà si aggiunge la preoccupazione per una crescita di Fratelli d'Italia nella coalizione di centrodestra e della Meloni, che devo dire proprio ieri ha rivelato il suo grande imbroglio nel corso di queste settimane, di questi mesi, ha provato a dare di sé un'immagine moderata, ma ieri, non so, avete sentito il comizio di sostegno a Vox, alla candidata di Vox in Andalusia, dove ha dimostrato, diciamo, di rappresentare anche per le sue alleanze in Europa una destra inadatta a governare, attraversata da sentimenti xenofobi, reazionari nel rapporto con le conquiste civili delle nostre democrazie e del tutto insensibili ai temi sociali.